Sì, allora buonasera a tutti, grazie della partecipazione. Siamo qui per presentare il volume di Edoardo Gallari, Il problema del politico, saggio su Hegel e Schmitt, con la prefazione di Vincenzo Vitiello, pubblicato dai Cento Tavoli. Allora, dirò due parole in breve sull'autore, su Edoardo Gallari, che pur con la sua giovane età ha già pubblicato due libri. Il primo, che si intitola Il Polemos nell'ordine, un saggio su Platone e su Agostino, dove con il taglio dello storico della filosofia antica, della, in realtà già pone le basi della sua riflessione politica, perché parte dalle idee della Repubblica di Platone per immaginare appunto una storia dei concetti politici che attraversa l'Occidente, partendo appunto dalla grecità, passando per la latinità, sia pre-cristiana sia cristiana, in particolare Agostino con la città di Dio, per arrivare alla contemporaneità. E in fondo il titolo di quest'opera, Il problema del politico, analizza appunto la questione politica con gli occhi della contemporaneità, pur se con l'analisi di due autori che ci possono apparire in qualche modo obsoleti o superati o legati a un periodo storico che ormai non ci appartiene, cioè Hegel e Schmitt. In particolare Hegel, appunto filosofo del 1800, e Schmitt, diciamo morto in tempi recenti perché è morto nell'85, però legato in qualche modo al periodo del Terzo Reich, perché per Schmitt fu un giurista, un filosofo e giurista dell'epoca nazista, che ha pagato anche le conseguenze della sua adesione, diciamo, al Terzo Reich, sia con la prigione sia con la damnatio memoriae, quantomeno negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Nella prefazione di Vitiello si segnala che in fondo la vicenda di Carl Schmitt è paragonabile a quella di Martin Heidegger e di Ernst Jünger, che sono tre autori tedeschi, tutte e tre, come dice Vitiello, convintamente nazisti, però con una prospettiva molto diversa, perché Jünger sicuramente fu un pagano, chiamiamolo così, un neopagano. E Heidegger fu un cristiano problematico, soffertamente pagano oppure soffertamente cristiano, come dire, in bilico tra una prospettiva di una ricerca di un Dio che forse non c'è, solo un Dio ci può salvare ma chissà se c'è, mentre Schmitt, e questa è la sua peculiarità, fu convintamente cattolico, e quindi questa è un po' la stranezza di un autore giurista che fu contemporaneamente cattolico e convintamente cattolico, però aderente al Terzo Reich e teorico anche delle leggi anche di quelle più razziste, con le leggi di Norimberga, diciamo. E allora, con questa problematica, che aprirebbe tantissimi spunti di riflessione e anche di dibattito, e anche con la chiara consapevolezza che questi tre autori, per usare un'espressione orrenda, sono stati sdoganati a sinistra, perché sia Schmitt, sia Heidegger, sia Jünger sono diventati in tempi recenti autori frequentati da una certa tradizione di sinistra, appunto quella che fa capo alla casa editrice Adelphi, di cui potremmo anche Massimo Cacciari, maestro di Edoardo, è stato promotore. C'è una rilettura di questi autori all'interno di una nuova riflessione sul politico. E l'originalità e l'attualità di questi temi è effettivamente legata al problema della globalizzazione, perché l'approccio di Schmitt è sicuramente legato alla terra. I suoi principali contributi hanno tipo terra e mare, il nomos della terra, cioè un'idea di una dimensione del politico che ritrova nelle radici la sua necessaria origine. Mentre ogni forma di globalizzazione chiaramente parte da una sorta di sradicamento, di eradicamento, di toglimento delle radici. Allora, questo è forse l'aspetto più interessante, di cui magari poi Edoardo ci dirà qualcosa. Cioè, noi viviamo in un momento in cui la globalizzazione è il problema politico per eccellenza. Cioè, e anche dal punto di vista proprio della divisione partitica, non solo in Italia, in tutta Europa, ma anche nel mondo. Cioè, le grandi prospettive sono quelle di un'adesione incondizionata alla globalizzazione, intesa come positiva,
E del resto ogni spinta universalistica e quindi globalistica, sin dall'antichità, ma questo penso che anche Edoardo lo potrà riconoscere, è sempre un avanzamento della civiltà. In fondo nel mondo antico la ellenizzazione, cioè il momento in cui Alessandro Magno ha esportato, diciamo, i valori greci ai barbari, ai persiani, agli egiziani, eccetera, è stato un momento certo violento, però di avanzamento della civiltà, la prima era comune, la prima oicumene. E allo stesso modo quando l'impero romano ha ereditato l'impresa universalista di Alessandro, non ha fatto altro che instaurare una seconda globalizzazione del mondo antico, che è quella latina, la latinizzazione. Ovviamente a ogni successiva globalizzazione corrisponde da un lato una certa visione del mondo, una certa lingua, il greco nella prima fase, il latino nella latinizzazione, oggi diremmo l'inglese, chiaramente la lingua globale, magari nel Settecento il francese, la lingua franca. Ma nell'antichità ci fu anche una terza globalizzazione più spirituale, che è quella del cristianesimo. Un cristianesimo che ha ereditato le istanze universaliste e dell'ellenismo e dell'impero romano. E quindi tutto il Medioevo, tutta la ricostruzione, nel caso ho citato Agostino, oggetto degli studi di Edoardo nella prima presentazione, Agostino ha dato il via a una storia dell'Occidente intesa proprio come lotta tra un'idea tutta terrena della città, dell'impero, e invece una prospettiva ultraterrena, la città di Dio, che poi storicamente questa lotta è diventata la lotta tra papato e impero, entrambi portatori di due diverse istanze universalistiche, in lotta tra di loro, e però da questa lotta è nata in fondo l'Europa. L'Europa nasce da questo continuo scontro tra la Chiesa universale e gli stati nazionali che aspiravano a diventare impero, la Francia, la Germania, dei vari Reich che si sono succeduti nei mille anni, naturalmente la Spagna e poi l'Inghilterra. E anche qui ereditando un'idea di imperialismo diversa a seconda delle prospettive che hanno fatto proprie. E Schmitt segnala che le due grandi prospettive già nell'antichità sono quelle legate alla terra, Sparta, la città che si espande via terra e che immagina la sua cultura, la sua paideia, tutta legata alle radici del Peloponneso. E quindi anche la guerra è una guerra di fanti, diciamo, di una guerra di terra. E invece Atene che è di mare, per cui tutta la cultura di Atene si sviluppa nel commercio, nella navigazione, nell'arricchimento, e in una dimensione, diciamo, geopolitica che guarda non tanto al cuore della terra, allo Heartland, quanto ai confini del mondo. E questa Atene, naturalmente Atene, ma anche Roma per certi versi, poi Venezia e poi naturalmente Londra e gli Stati Uniti, cioè questa sorta di globalizzazione che va per mare e conquista i confini, mentre il radicamento della terra è tipico di Sparta, poi chiaramente quello germanico legato a una sorta di universalismo hegeliano, ma non globalista, non globale. Cioè l'universalismo di cui parla Hegel, anche conflittuale, anche dialettico, non è globalista. È un'idea di ragione universale, però legata a una determinata tradizione, legata a un determinato linguaggio, legata al mondo tedesco, legata addirittura all'Europa di terra, all'Europa germanica, come cuore del mondo. E quindi questi sono, come dire, gli orizzonti entro cui il lavoro di Edoardo Dallari si pone, e che per certi versi ci pone in relazione con una lunga tradizione di pensiero che attraversa tutta la storia dell'Occidente, ma dall'altro apre problemi contemporanei, attuali, che riguardano sia una certa visione della globalità oggi e del conflitto con un'idea locale, un'idea sovranista, su cui però non voglio dire altro perché sennò ti levo la parola, quindi lascio a te il compito di illustrarcelo meglio. Grazie. Buonasera, benvenuti, sono contento
di vedervi. Devo ringraziare ovviamente la libreria Utopia che ci ospita. Ringrazio voi, ma ringrazio ancora una volta pubblicamente Giuseppe Girgenti, che mi ha detto che cacciare il mio maestro, in realtà il mio maestro più vicino è Giuseppe, perché è l'unico che continua sempre ad avere fiducia, a spingermi a partecipare alle nostre uscite. Diciamo che l'occasione per discutere filosoficamente questa sera viene dalla pubblicazione di questo libro, e siccome appunto è la presentazione di un libro, dobbiamo partire dal titolo, Il problema del politico. Chiaro che il problema singolare è quasi un paradosso, nel senso che il politico ha tanti problemi chiaramente oggi, però problema significa orizzonte problematico, e ne apre due. Una è una questione attuale, l'altra è una questione prettamente filosofica. La questione attuale è affrontare questo presunto disordine globale, questo presunto grande disordine globale. Se la filosofia non si occupa dell'attualità, ma si chiude in una specializzazione accademica, nelle sue masturbazioni pseudo-intellettualoidi, non va da nessuna parte. Se si limita ad essere ancella della scienza, si autodistrugge. Quindi la filosofia deve guardare all'attualità, cioè alla realtà, cercare di analizzarla e di comprenderla, per forse trasformarla, per fare dei progetti di trasformazione. E altro il problema filosofico del politico, che potremmo riassumere con la domanda: ma che cosa significa portare la comunità, la società, verso il bene comune? Che cos'è il bene comune? Questa è una bella retorica che sentiamo sempre in giro, ma il bene comune, quando ci si chiede di spiegarlo, che cos'è? Lo sappiamo rispondere a questa domanda? E Hegel e Schmitt danno una loro risposta, che stasera cercheremo di vedere. Questione attuale. Beh, partiamo da un fatto che dobbiamo constatare, che dobbiamo conoscere e che dobbiamo accettare sapendolo, conoscendolo. Siamo in un mondo globale. E la globalizzazione è la nostra storia, il nostro destino, fin dalle radici greche. Quindi non è un fenomeno recente di cui sorprendersi o di cui indignarsi, o da affrontare in modo sprovveduto. Negare l'idea che noi siamo in un mondo globale, vorrei essere reazionari rispetto a questo mondo, significa voler negare completamente la nostra storia. Cioè, noi siamo globali, sempre, la nostra civiltà straordinaria è una civiltà globale, quindi non possiamo negare la globalizzazione, perché se la neghiamo, neghiamo noi stessi. Chiaro, questa globalizzazione pone dei problemi di governo del presente, di progettualità del futuro. Però tutto il mondo, di fatto, ancora tutto il mondo, pensa attraverso le idee della libertà, dell'eguaglianza, del diritto internazionale, dell'impresa economica e dello sviluppo tecnologico scientifico. Quindi è un fatto, ancora, che la civiltà occidentale, il suo pensiero prettamente filosofico, che poi si declina nelle varie forme del fare, politico, fare politico, fare del giuridico, economico, ha vinto. La nostra civiltà occidentale ha vinto su tutte le altre. Domina. Il mondo è occidentalizzato. Ma questo tempo globale, che se domina l'Occidente, se l'Occidente domina, questo tempo globale implica che cosa? Implica la massima volontà di potenza dell'Occidente, della nostra tradizione. Questo tempo globale però come viene vissuto? E lo viviamo anche quotidianamente. Lo viviamo come il tempo in realtà, sì, del disordine, ma quindi anche del nostro tramonto. Cioè, proprio il tramonto dell'Occidente. Abbiamo un paradosso per cui dominiamo, la nostra forma mentis domina, ma ci sentiamo impotenti. Non c'è più solo l'Europa, l'America, la Russia come interpreti geopolitici e geofilosofici, diciamo così, dell'Occidente, ma l'Occidente, questa grande civiltà, oggi è diventata una delle forze che si contendono il dominio dello spazio, il dominio del mondo. E il motivo è che l'Occidente ha insegnato agli altri come essere potente. Proprio perché l'Occidente insegna agli altri la propria virtù, questa virtù rischia oggi di ritorcersi contro l'Occidente medesimo. E pensiamo ad esempio geopoliticamente ai cosiddetti BRICS, o al mondo arabo e il mondo asiatico. Il mondo oggi è policentrico, si dice, ci sono tanti centri di potere, poliarchico, tanti comandi, è multidimensionale, è a geometria variabile, facciamo fatica ad orientarci nel nostro mondo.
non c'è più un centro ordinatore del reale, dell'intero. L'intero non fa più capo a un centro, non portano più tutte a Roma le strade. Ci sono tante Rome in giro per il mondo. L'America, l'Europa, l'Africa, l'Asia, il Medio Oriente, la Russia, la Cina. E quindi questo mondo globale, totalmente interconnesso, totalmente interdipendente, è al tempo stesso frammentato. E quindi appare come una complessità ingovernabile. Facciamo fatica a capire come possiamo governare questa complessità. C'è una parola chiave che è glocal oggi. Il nazionale nel globale. E che cosa presuppone questo termine? Nazionale nel globale, glocal. Beh, presuppone che la nostra storia, la storia dell'Occidente, della razionalità occidentale, si sia costruita secondo quell'idea razionale dello Stato come centro ordinatore del mondo. Schmitt la chiama la grande creazione del razionalismo occidentale, lo Stato. Questa centralità oggi, nel tramonto, nel tempo globale, che è il tempo del tramonto, è venuta meno. Tramonta essa stessa. Ma non nel senso che lo Stato sparisce, nel senso che non c'è più, nel senso che non conta più, nel senso però che non è più forte come prima. Non funge più da principio sovrano, viene meno la sovranità statale. E sono temi attuali, quando parliamo dell'Europa parliamo di questo. Non è più il punto di riferimento, ma se questo Stato è un cadavere, Hegel usa un'espressione che suona così, una morta carcassa, non lo riferisce allo Stato, ma possiamo traslarlo e lo riferiamo allo Stato. Questo Stato che è una morta carcassa, allora vengono meno tutte le magnifiche sorte progressive di Leopardi, cioè la storia dove sta procedendo, procede veramente verso il bene, noi stiamo andando verso il bene. La civiltà domina, ma siamo in crisi costante. Però è chiaro che l'esigenza di ordine permane, e l'esigenza di ordine significa cercare di identificare delle potenze egemoni, delle forze egemoni che possano in un qualche modo gestire questa complessità. E la domanda che ci poniamo è: quali sono queste forze? Però, ripeto, nessun pensiero regressivo, cioè la storia procede comunque, anche se non sappiamo qual è il fine verso cui tende, la storia procede, il cambiamento è inevitabile. E allora possiamo scegliere se cercare di governare questo cambiamento oppure di subire. È realismo, sì, è realismo, ma il realista non accetta la realtà così com'è. Il realista la analizza, il realista cerca di comprenderla, di saperla, ma cosa fa il realista? Immagina degli esiti possibili che possano modificarla, che possano trascenderla. Io so la realtà per poterla modificare. Questo è il realismo, che non ha niente a che fare con il populismo imperante oggi. Il populista non fa che accettare, il populista è schiavo della realtà. Il realista invece cerca di modificarla, cerca di immaginare delle prospettive nuove, cerca di immaginare qualcosa che non esiste oggi, sapendo perfettamente quali sono però i limiti dell'azione, i range di possibilità. Il politico non deve ripresentare semplicemente a livello politico le domande della società. Le domande della società devono trovare risposte, vanno ascoltate, ma non possono essere semplicemente ripetute all'infinito. Il Parlamento non è il luogo del popolo, il Parlamento è il luogo per il popolo. E la democrazia diretta, in questo senso, è una totale follia, perché delegittima qualsiasi idea di qualità. Il politico deve filtrare le passioni del popolo. È un compito arduo, difficilissimo, certo, ma questa è la grande politica di cui parlava Nietzsche per le masse. Non appiattirsi sulla realtà. E certo che il politico ha il problema del consenso, il consenso è necessario, ma non puoi essere schiavo di questo consenso. Per legittimare il tuo potere dovrai rispondere alle domande sociali senza alimentarle, senza alimentare quelle che Spinoza chiamava le passioni tristi, sapendo che la decisione politica in un qualche modo scontenta sempre qualcuno. Decidere significa dividere, non puoi mai decidere per il tutto. In Italia questo
non si capirà mai a livello politico, perché tanto in Italia se decidi sei un dittatore, se fai gli accordi politici tutti gridano all'ingiusto, quindi in Italia facciamo fatica da questo punto di vista. Questo quindi è l'orizzonte attuale in cui si inserisce la mia ricerca, ma in realtà la ricerca filosofica contemporanea, dal punto di vista politico. E la questione filosofica è il bene comune, ma che cos'è sto bene comune? Nessuno in realtà così è in grado di rispondere, cioè bisogna declinarla forse in un altro modo. Il bene comune in realtà è qualcosa di astratto, perché se è comune nessuno lo possiede, non è riferito ai singoli, non è riferito a qualcuno che può usufruirne in un qualche modo. L'espressione bene comune è del tutto astratta. Hegel dice, guardate che il bene dello Stato è la realtà della potenza del popolo, cioè un popolo energico, un popolo forte sta bene, ma cosa vuol dire? Quest'idea è legata all'idea di libertà, e quindi Hegel muove tutta la sua ricerca a cercare di comprendere come bene e libertà possano stare insieme. La libertà che è il fine della storia, nella filosofia della storia hegeliana. E in Hegel lo Stato viene chiamato proprio la realtà della libertà concreta. Ovvero, lo Stato cosa fa? Riconosce, da un lato, la necessità degli interessi e dei bisogni particolari dei cittadini. E cerca di fare che cosa? Di portare questi interessi ad essere tutti soddisfatti. Il fine del politico deve essere quello di soddisfare universalmente tutti i bisogni che appartengono alla società civile. Lo Stato esiste nella misura in cui soddisfa gli interessi particolari. E tutti sono legittimi. Ogni bisogno privato di ogni singolo è legittimo. Ma al tempo stesso afferma che tutti questi bisogni possono essere soddisfatti unicamente all'interno di una comunità. Ci deve essere una mediazione comunitaria. La comunità soddisfa tutti i singoli. Cioè la comunità non è pensata in Hegel per annullare o sminuire la singolarità, il valore dell'individuo. Tutt'altro. Non è un catto comunista Hegel. Ma lo Stato deve far sì che vi sia il riconoscimento della libertà del singolo. E il singolo, ognuno di noi, è libero nella misura in cui viene riconosciuto come libero. Io se ti riconosco libero, ti rendo libero. Riconosco i tuoi diritti, che sono diritti sociali, diritti civili, ma diritti anche al benessere. Lo Stato moderno nasce secondo due grandi idee. Il benessere, garantire il benessere e sicurezza. E allora il suddito, il cittadino, diremmo noi, da obbedienza, obbedisce alle tue leggi. Se le tue leggi sono tali da rendere reali queste due idee, benessere e sicurezza, allora questo patto tiene. E qual è il medio, la mediazione? Cos'è che tiene insieme il popolo? Hegel dice l'universal medio sostenitore. È il lavoro. È il lavoro ciò che tiene insieme la società, la comunità. Senza lavoro non c'è comunità, non c'è popolo senza lavoro. Un lavoro che è desiderio soddisfatto, ognuno di noi, ogni singolo ha un desiderio, questo desiderio nel lavoro viene soddisfatto, nella capacità di produrre qualcosa di buono, di realizzare la propria attività, allora tu sei soddisfatto. È un appetito, un desiderio tenuto a freno, dice Hegel. E la mediazione comunitaria, infatti, Hegel la dice con questa espressione, un io che è noi e un noi che è io, doppia relazione, bidirezionalità. È un fare di tutti e di ciascuno, sempre lo chiama Hegel, il lavoro. È di qui che si palesa che cosa? La potenza dell'uomo, la potenza della sua mente, la potenza del suo fare. E in questo fare l'uomo, il soggetto, lo chiama Hegel, rende il mondo utile al proprio soddisfacimento. Il mondo, attraverso il pensiero, viene reso utile a soddisfare i miei bisogni particolari. E questi bisogni vengono soddisfatti nel lavoro, che è il medio che tiene insieme la comunità. È certo che però
Hegel sa che nella società civile cosa succede? Che ognuno in realtà cercherà di portare avanti la propria attività, cercherà di portare a casa i propri risultati, cioè ognuno cercherà di portare a casa i propri privilegi, di realizzare i propri interessi, ma non c'è niente di cattivo in questo, non c'è niente di moralmente scorretto. Così funziona la società. E allora il politico dice, guarda che tu, privato cittadino, è solo nell'universalità del lavoro che soddisfi il tuo bisogno. Solo se tutti soddisfano i propri bisogni, allora tu sei in grado di soddisfare il tuo bisogno particolare. Solo nel benessere collettivo le esigenze dei singoli vengono soddisfatte. Al tempo stesso, però, in questo discorso, si afferma anche che l'interesse privato è necessario, è fondamentale. Cioè, che l'interesse privato dà il contributo all'appagamento generale. Da un lato, il politico dice, tu, singolo, soddisfi il tuo bisogno nell'universalità. Cioè, se tutti soddisfano il bisogno del lavoro, tu sei in grado di soddisfarlo. Ma al tempo stesso deve riconoscere che questo lavoro esiste proprio grazie al fatto che ci sono gli interessi particolari, che non sono da delegittimare, sono da valorizzare. Il bisogno privato è motore di sviluppo del sistema che costituisce la ricchezza sociale. Il duro lavoro, dice. Ma Hegel in questo senso sta dicendo una cosa straordinaria, cioè senza economia, senza un'economia vitale, energica, lo Stato non esiste. A prescindere dalla potenza economica, la politica è vuota. E allo stesso tempo un'economia che si pretenda astratta da una direzione politica è cieca, rischia di implodere su di sé. Eccolo il bene comune, allora. Il pubblico interesse, la comune utilità, non il bene in sé, no, l'interesse, l'utilità comune. E qua, come sei immorale Hegel, come sei immorale, peccato che l'avessero già detto Platone e Agostino, che nella società mondana, nella città mondana, conta l'utile. Agostino, che tu prima hai citato, chiamava la pace mondana la pace dell'utilità degli interessi. Quindi lo Stato come si rapporta all'economia? Non le si oppone, ma nemmeno può limitarsi ad esserne maschera, ad essere mera garanzia dell'adempimento dei contratti privati. Dovrà dare una direzione a questa economia, secondo Hegel. Considerate che Hegel sa benissimo che la storia della teoria dello Stato moderno si gioca tra un'idea di Stato come laissez-faire, cioè lasciamo fare l'economia che ha una sua legge in cui noi non c'entriamo niente, noi politici non c'entriamo niente, e invece un'altra idea che dice, ma guardate che lo Stato deve limitare l'economia, non controllarla, limitarla, cioè l'economia è male per la tenuta sociale. Hegel dice invece no, solo se queste due dimensioni, politico ed economico, si armonizzano, allora abbiamo uno Stato che funziona. Però al livello dell'economico abbiamo tre problemi per Hegel. Primo, l'economia per funzionare deve continuamente produrre nuovi bisogni, perché se soddisfa tutti i bisogni, a un certo punto cessa di esistere. Il bisogno deve essere riprodotto e differenziato ogni volta. Ma allora se il bisogno muta infinitamente, ed è vitale per l'economia che questo bisogno muti, per quell'economia senza la quale lo Stato non esiste, allora l'eccesso di ricchezza, tuttavia, non è in grado di far fronte alla povertà. Se il bisogno cambia continuamente e i mezzi che il politico ha a disposizione sono finiti, allora la povertà rimarrà sempre un problema. E allora c'è il problema della plebe. Quindi, in realtà, per Hegel non c'è Stato senza povertà. La disuguaglianza è fondamentale per l'esistenza dello Stato. Tant'è vero che questa disuguaglianza porta a che cosa? Porta all'emigrazione, al colonialismo anche. Primo problema. Secondo problema. Se il bisogno del singolo è fondamentale per lo sviluppo dell'economia, se è sempre presente, se l'interesse privato, abbiamo detto, è motore di sviluppo del sistema della ricchezza sociale, allora il singolo
può sempre pretendere di astrarsi, di togliersi dalla potenza pubblica. Può sempre dire no, ma io faccio il mio interesse privato, non me ne frega niente degli altri. Banalizzo. Ma fondamentalmente si dice, se il sistema economico funziona perché esiste l'interesse privato, allora esiste sempre la possibilità che l'economia possa tirarsi fuori da quella politica che intende ricondurre i bisogni privati all'universalità della società. Si dice c'è sempre una tendenza anarchica dell'economia che non vuole mai, vuole e al tempo stesso non vuole essere guidata dalla politica. E in questo senso una chiave potrebbe esserci una chiave di lettura della globalizzazione contemporanea, che noi oggi in realtà tocchiamo con mano, una non congiunturalità tra l'attività normante, normativa dello Stato e i processi economici che tendono sempre più ad autoregolamentarsi, ad autoregolarsi. Pensiamo alla finanza mondiale, ad esempio. Quindi, terzo problema, il singolo, necessario, fondamentale, non è in grado da solo di calcolare tutte le variabili che sussistono all'interno di un mercato, dice sempre Hegel. Quindi che cosa? Quindi l'universalità, quindi il politico, il cui compito è quello dell'universalità, dovrà intervenire in questa dinamica per cui il singolo non è in grado di conoscere tutte le variabili in cui agisce. Dovrà dare una direzione, dovrà decidere in quale direzione questa politica potrà andare, ma lo fa in due modi, cioè, non è che c'è, in Hegel non c'è l'assolutismo assoluto, no, c'è anzi un'organizzazione giuridica e istituzionale fondamentale, e poi c'è anche la decisione sovrana, sono insieme, anzi la decisione è prevista dall'ordinamento costituzionale, perché il sistema politico, sa benissimo Hegel, non è un impianto burocratico che è in grado di autoregolamentarsi da solo. Deve essere guidato, certo è fondamentale un apparato burocratico amministrativo efficiente, ma questo apparato amministrativo dovrà avere dei valori verso cui rivolgersi. Perché il potere politico è sempre potere costituente, cioè che è capace di agire trasformando la realtà per dare forma a quel conflitto che all'interno della società non puoi eliminare. E da qui partirà poi Marx, chiaramente. L'idea hegeliana fondamentale qui, secondo me, facciamo il penultimo passo, sta in questo. Ci consente di sfatare il mito della facile armonizzabilità tra l'idea di libertà e l'idea di uguaglianza. Perché Hegel è chiarissimo, sono in contraddizione queste due idee. Lo Stato moderno si fonda sull'idea che io sono egualmente libero di essere diverso da te. Cioè se io sono libero lo sono perché voglio differenziarmi da te e la legge mi deve permettere di essere diverso, di far valere le mie capacità. Ogni differenza deve potersi esprimere liberamente. Ogni differenza. Questa è l'eguaglianza formale, giuridica, istituzionale. Lo Stato esiste se produce differenza, non se crea un'uguaglianza sostanziale. È quanto mai più lontano da qualsiasi regime comunista. L'eguaglianza razionale della legge è la legittimità del perpetuo poter essere diversi, poter differenziarsi gli uni dagli altri. E che cos'è che evita però quindi al sistema di implodere o di esplodere? Se sono in contraddizione queste due idee carni dello Stato, libertà ed eguaglianza, sono in contraddizione, come fa a stare insieme lo Stato? Hegel lo chiama ethos, che vuol dire identità culturale, i costumi del popolo. I rivoluzionari francesi la chiamavano fratellanza. Noi oggi la chiamiamo solidarietà. Anche in questi giorni se ne sta parlando della solidarietà europea. Ethos che chiaramente non è perennemente identico a sé, ma cambia, muta. Non si può pensare che un popolo non cambi i suoi costumi, le sue abitudini, le sue idee. Certo che però se si spezza,
se viene meno questo nesso identitario del popolo? Cioè, se la società civile pretende di avere in sé il proprio ordine, tagliando fuori la dimensione statale politica, abbiamo detto, società civile, economia, legittimità dell'interesse privato, ma intenzionarsi allo Stato, cioè rivolgersi allo Stato come garante, diciamo così, della possibilità di quell'universalità che consente alla medesima economia di esprimersi in modo forte, in modo potente. E se invece si rimane al semplice livello della società civile senza arrivare al livello dello Stato, e qua entra in gioco Schmitt. E Schmitt prende atto, semplicemente, parte da questo, prendiamo atto che Hegel è morto, che questa idea hegeliana è morta, questa idea di una società civile che si trascende nello Stato, che va nello Stato cercando nello Stato una sua fonte di garanzia di legittimità, di ragion d'essere, è morta. Nello Stato democratico, liberal democratico, società civile è Stato, è politico, è politica, si equivalgono, ma sono la stessa cosa. L'economia si è fatta immediatamente politica, non c'è più nessuna mediazione. La società è immediatamente politica, pretende di ergersi a politica essa stessa. È quella che si chiama la spoliticizzazione, in termini tecnici. E che cosa fa la spoliticizzazione? Toglie, per Schmitt, quell'intensità fondamentale attorno a cui ruota la definizione del politico. Il politico per Schmitt ruota attorno alla dicotomia amico-nemico, dove il nemico pubblico è ciò che fa sì, è ciò che rende una comunità identica a sé. Cioè io non sono quell'altra roba là, quello là è il mio nemico, non essendo il mio nemico io riconosco dei valori fondanti attorno a cui io costruisco il mio stile di vita. Schmitt viene accusato anche giustamente di essere nazista, di essere fascista, sta di fatto però che noi non ci siamo mai sentiti così europei negli ultimi anni come quando vediamo il terrorismo islamico invadere le nostre città e lo consideriamo il nemico. L'esistenza del terrorismo islamico ci consente di definirci. Io non sono quella roba lì. Poi forse non sappiamo ancora dire che cosa siamo, però siamo in una situazione in cui il nemico pubblico ci consente di sentirci europei. E la spoliticizzazione, cioè l'identificazione di questa società, invece porta alla considerazione del nemico come mero concorrente economico o come avversario parlamentare di discussione. Questa è la pretesa del liberalismo. Abbiamo detto prima che l'economia ha una tendenza anarchica. E la tendenza anarchica in questo stato, per Schmitt, è totalmente dispiegata. Si è verificato esattamente, per Schmitt, quello che Hegel cercava disperatamente di eliminare. Cioè, la tendenza della società civile e dell'economia di autoregolamentarsi. Si è talmente autoregolamentata, per Schmitt, che si è identificata con la politica. Non c'è più Stato, lo Stato è tramontato, c'è solo la società. E lo Stato, quindi, se c'è solo la società, che cos'è? È una grande associazione tra le altre, un grande privato tra gli altri. È un privato che fa contratti. Si confondono immediatamente questa società. E quindi l'universalità non diventa più la necessità che tutti soddisfino il proprio bisogno all'interno di una mediazione comunitaria, come vi avevo detto prima. Ma l'universalità diventa il fatto che tutti immediatamente tentino disperatamente e coscientemente di soddisfare il proprio bisogno personale, il proprio interesse privato. Dice Schmitt che la società è come un immenso club composto da una massa di consumatori. E quindi in questo senso il liberalismo pretenderebbe la politica ridotta al mero ruolo di controllo dell'adempienza del contratto privato, cioè che i contratti funzionino, che l'economia funzioni, questo deve fare lo Stato. E quel vincolo etico-politico, quel vincolo etico che dicevamo prima, quella fratellanza,
viene spezzato da questa idea di società. Tutti i luoghi vanno bene per l'intrapresa economica. Uniformità globale, oggi globalizzazione economica e tecnica. Non contano più le differenze, l'economia va bene, basta che funzioni l'economia da qualche parte. E quindi in che senso il tramonto dello Stato? E concludo. Il tramonto dello Stato significa, abbiamo detto all'inizio, che lo Stato non è più il centro ordinatore del reale. E abbiamo detto adesso che si afferma nella globalizzazione, in questo momento, il dominio dell'economia e della tecnoscienza. Quindi che cosa? Quindi lo Stato, se non è più principio ordinatore del reale, ma non sparisce perché conta, conta come? Come amministratore locale, allora diventa una variabile dipendente di questo sistema. Non è più in grado di controllarlo. Si inserisce in questo sistema, che però non ha più un centro, una figura ben precisa. È quella dell'interconnessione globale. Tutti i punti vanno bene, con diverse intensità, contano delle potenze diverse. Ma i confini non tengono più. La sovranità statale non è più in grado di gestire questi macro processi globali. Appunto, lo Stato amministra, è un amministratore locale. E quindi anche il politico statale si pretende che risolva dei problemi emergenziali, non con dei progetti a lungo periodo, attuando, dice Schmitt, delle disposizioni concrete che si pretende abbiano degli effetti immediati, senza considerare che gli effetti immediati non esistono, ma esistono a lungo termine, perché i tempi storici sono tempi lunghi. Quindi lo Stato diventerebbe un vincolo, un ostacolo in realtà per la realizzazione degli appetiti singoli, per la realizzazione dei bisogni privati. Esattamente l'opposto di quello che Hegel aveva prospettato. Quindi ci sono tante in questo mondo, tante volontà parziali che si combattono tra di loro e sono inconciliabili l'una agli altri, perché ognuno ha il proprio fine. E nel tutto, interconnesso dalla globalizzazione, non c'è più nessuno che sia in grado di governare questi processi. Si moltiplicano i centri di potere, aumenta il disordine e la decisione politica non può che essere rivolta alla costruzione, per quanto possibile, di equilibri, di qualche equilibrio instabile che cerchi di organizzare delle individualità singole, dei piccoli gruppi, delle piccole associazioni. Che tra l'altro ognuno richiede autonomia proprio e pretende di essere assoluto rispetto a tutti gli altri, proprio nel momento in cui in realtà il mondo è completamente relazionato. Però, dice Schmitt, il discorso non si chiude qui. Cioè, se l'economia diventa politica, se la politica diventa economia, anche l'economia diventa politica. I due termini, allora, sono identici. La politica non muore. L'intensità del nemico ritorna sempre. Oggi facciamo le guerre commerciali. Le guerre commerciali sono guerre politiche a tutti gli effetti. L'identificazione del nemico è ineludibile, in ogni caso. E quindi la domanda con cui si chiude in realtà tutta l'opera schmittiana, e che rimane chiaramente sospeso anche qui, è qual è la nuova missione del politico? Un politico che tra l'altro non è più politico di professione, nel senso che necessita in un mondo così complesso di tanti tecnici che gestiscano degli apparati singoli. Ora, oggi allora il politico che cos'è? Sarà un coordinatore di tecnici, di tanti esperti. Questo a livello locale. E a livello globale cosa sta succedendo? E chiudo, Schmitt parla di grandi spazi. Cioè, i grandi spazi sono degli spazi regionali, imperiali, Giuseppe parlava prima di imperi, e nuovi imperi, che sono delle connessioni di suolo, di terra, ancora terra, e popolo. Ma popolo come? Ma sono delle comunità interetniche. Dicevamo prima che l'ethos, l'identità culturale cambia.
identità interetniche e rivolte a delle politiche economiche, industriali, tecnologiche, ma che vadano oltre la sovranità statale. Non è più tempo di patrioti. La sovranità statale non conta più niente. Non è più in grado di gestire il mondo. Lo spazio però chiaramente reagisce a quell'uniformità indifferente di cui dicevo prima e costruisce delle regioni. L'Europa è una grande regione. E quindi bisogna dare del tempo all'Europa, perché è un organismo appena nato. E la soluzione sicuramente non è chiudersi, perché un organismo quando si chiude è perché sta morendo. È certo che è difficile questo mondo, è al limite dell'impossibile, ma come diceva Eraclito, senza la speranza è impossibile trovare l'insperato. Grazie.